che comunque noi siamo qui a festeggiare un avvenimento, ma il cuore è sempre rivolto ai sales e alle persone che magari hanno bisogno. Ci hanno lasciato anche due soci, che anche la moglie Molteni, moglie di Lucio, che nel passato sono state una pietra miliare del nostro club, che mi sembrava corretto menzionarli e dare anche loro il nostro giusto riconoscimento e applauso. Grazie ancora e buona serata. Grazie alle autorità lionistiche, ai gentili ospiti e ai soci del club. Io cosa dire, se avessi fatto gli studi profondi avrei un bel discorso da dirvi. Siccome gli studi non sono stati profondi, dico quello che penso e quindi vi ringrazio per la serata e spero che sia sicuramente, anzi sarà una serata molto simpatica. Avervi ospiti è stato un onore, è molto gratificante. Devo anche dire che se ho avuto dei difetti nella cultura ho un po' di pregi nella fortuna, perché insomma questa sera vi vedo numerosi e quindi a me fa molto piacere. Innanzitutto, che cos'è la cavalleria e da dove nasce? Succintamente possiamo dire che Adalberto, duca vescovo di Laon, costituisce la tripartizione sociale, che diviene la base dell'elaborazione del concetto di societas moderna, ovvero oratores, coloro che pregavano, i bellatores erano i nobili, quelli che combattevano, e poi c'erano una razza di infelici, così l'apostrofa il duca vescovo, per cui era insieme sia rappresentante degli oratores che dei bellatores, e li definisce quindi una razza di infelici, senza però la quale non vi sarebbe un'unitarietà. Ovviamente riecheggia, e vedo il professor Bertazzini, caro amico, che ha presentato la mia mamma e sottoscritto a diverse esposizioni pittoriche, e certamente quell'immagine che lui come docente di latino ha cercato di trasmettere, come storico ha sempre dato, occorre una piccola pedagogia, ecco, vorrei partire. Carmen Adorbertum Regem, siamo nel 1025, a Scellino, duca vescovo di Laon, detto ad Albertone per le dimensioni un po' corpulente di questo vescovo. Successivamente, nel 1095, a Piacenza, correva giugno, e Urbano II determinò la peregrinazione armata, ovvero l'inizio di quella che si chiama poi crociata, che i francesi hanno così definito crociata. La conquista di Gerusalemme, dopo la grande negativa prima crociata degli straccioni, dei pezzenti, l'hanno definita un po' in vario modo, è quella che risulta altamente positiva grazie in particolare a diverse monarchie inglesi, francesi e diverse altre nobili schiatte, le quali partecipano alla conquista della città santa, che ai tempi era il Quds, cioè la santa. Siamo qui oltre il parco, per cui di là è la santa, cioè Villa e la santa, cioè le due frazioni di Villa Santa, no? Però la santa torna a riecheggiare Gerusalemme, cioè c'è un ritorno al latino. E in questo ritorno al latino c'è la costituzione del patriarcato di Gerusalemme dei latini, dei quali tra l'altro io ho avuto l'onore da parte di sua beatitudine di ricevere, come diceva poc'anzi il vostro cerimoniere, la Patriarcale Santissimi Sepulcri, che è una decorazione di merito, ovviamente, che fa piacere a un cristiano cattolico che ha avuto una formazione soprattutto nel campo di questi che possiamo dire ordini militari. Chi erano i pauperes commilitones Christi templique Salomonis, ovvero tradotto poveri commilitoni di Cristo del Tempio di Salomone, meglio noti come cavalieri del Tempio o semplicemente templari? I templari erano una sommatoria di quella antica soluzione di Ascelino, di appunto quel duca vescovo di Laon,
che è quindi la sintesi tra Oratores et Bellatores. Se vogliamo, il Templare è un Miles Monacus, ovvero un cavaliere monaco. Quindi una prima soluzione assai complessa. Abbiamo Franco Brambilla, presidente del Club Lions. Lions Monza Ost. Ecco, un suo commento su questa serata. Credo che queste serate siano veramente di grande cultura e espressione della nostra conoscenza, capire come il mondo vada nel futuro, ma seguendo le orme del passato. Per noi Lions è sempre un modo di conoscere persone e capire che queste esperienze ci possono essere utili nella nostra missione di servire le persone che hanno chiaramente bisogno. È stata veramente un'ottima serata e ringrazio chiaramente tutti i partecipanti che hanno reso questa serata veramente speciale. Grazie ancora e grazie di tutto. Alessio Varisco, ospite di questa serata al Lions. Facciamo un punto per i brianzoli. I Templari in Brianza come sono adesso? Templari in Brianza chiudono nel 1312 con la soluzione del beato Rainaldo da Concorezzo, per cui io credo che, come ho detto questa sera, l'inizio e la fine sono siglati dalle terre briantee, perché fra Dalmazio da Verzario ha costituito Castelnegrino e la commenda dai Curzio, mentre il beato Rainaldo da Concorezzo, arcivescovo di Ravenna, proscioglie con formula piena l'ordine del Tempio, salvando così il patrimonio templare di tutta l'Alta Italia. Antonio Pavan, presidente del Monza Duomo, che è stato uno dei promotori di questa serata e ha avuto un enorme successo. Allora, lo spirito templare è un po' vicino allo spirito lionistico? Sì, penso di sì, perché i Templari difendevano i deboli, le persone che avevano dei problemi diciamo così, di sopravvivenza, o comunque li aiutavano nei lavori o nelle loro attività. Il Lions è un'organizzazione umanitaria che pensa diciamo, per le persone che sono in difficoltà, quindi hanno difficoltà economiche, difficoltà sanitarie, difficoltà di istruzione, diciamo che tutto quello che è la differenza tra il benessere e quello che è un po' la parte diciamo più critica, i Lions cercano di intervenire, quindi siamo intervenuti con i terremoti, siamo intervenuti con le inondazioni, interveniamo per il cani guida, interveniamo per togliere la malattia, come si dice, del morbillo nel mondo. Quindi insomma, non siamo i salvatori del mondo, però in sostanza cerchiamo di fare la nostra parte per migliorare l'essere umano, insomma. Bene, allora un po' i cavalieri di questa società. Grazie.